Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Buonasera dalla redazione, quarto appuntamento con l'informazione di oggi venerdì 5 dicembre. In apertura, aggiornamento sulle condizioni di salute del medico di emergency affetto da Ebola e ricoverato all'Istituto Spallanzani di Roma. Il paziente è stato trasportato nel reparto di terapia intensiva secondo le procedure di sicurezza che prevedono un trasporto attraverso un isolatore che evita ogni contatto con l'esterno, ha spiegato il direttore scientifico dell'ospedale Giuseppe Ippolito, sottolineando che il paziente è sedato e sottoposto ad assistenza respiratoria meccanica. Le sue condizioni sono stabili dalla scorsa notte. Ma cambiamo argomento, la lotta al terrorismo continua, il flusso dei foreign fighters verso la Siria ed Iraq. Secondo il coordinatore europeo antiterrorismo De Kerchove, il fenomeno è in crescita costante. Per De Kerchove occorre muoversi un po' più velocemente ed essere più ambiziosi nella risposta. Molto dipende dal nostro dialogo con la piattaforma internet, dal controllo dei documenti alle frontiere sulla base dell'analisi del rischio, da un maggior impiego di Europol e Eurojust, spiega. Un impegno rafforzato nei confronti dei paesi che hanno bisogno di sostegno, ha spiegato De Kerchove. Intanto dalla Siria arriva la notizia che i miliziani dello Stato Islamico sono arrivati quasi ai cancelli dell'aeroporto militare di Deir ez-Zor nell'est del paese. Lo scalo è uno dei pochi sotto lo stretto controllo delle forze del regime di Bashar al-Assad, lo riferisce l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, sottolineando che i jihadisti si sono impadroniti del villaggio di al-Jafra vicino all'aeroporto. Nei combattimenti, secondo la stessa fonte, sono stati uccisi 30 soldati governativi e 37 miliziani dell'ISIS. La vicenda Marò, secondo il ministro degli esteri Paolo Gentiloni, sul caso sono stati fatti passi avanti. Ci stiamo lavorando con grande serietà e riservatezza, ha dichiarato il ministro ad Agorà su Rai 3. Le autorità attualmente stanno lavorando sulla possibilità di far rientrare in Italia il Marò Massimiliano Latorre il prossimo 13 gennaio. Germania, svolta storica, Bodo Ramelow, esponente di sinistra ex DDR, dopo la caduta del muro, è stato eletto presidente della Turingia. A guidare il Land sarà una coalizione Linke, SPD e Verdi. Questa era l'ultima notizia, l'informazione torna alle 17:30 circa, vi auguro una buona serata.